Mondo specifico, ci occupiamo della capitale, di Roma allora, con noi il vice sindaco Luca Bergamo, grazie, vice sindaco o assessore, grazie a voi. Faccia lei come preferisce essere chiamato. Assessore o vice sindaco? Luca Bergamo. Tra l'altro di recentissima nomina, esatto. Quindi appunto in bocca al lupo anche per questo. Cominciamo appunto col raccontare non più cosa non ci sarà, ma cosa ci sarà a Capodanno a Roma. Esserci ce n'è, diciamo, in abbondanza. In realtà noi faremo 24 ore di attività, cominciando alle 10:30 di sera del 31 e finendo alle 10 di sera del 1 gennaio. Il 31 sostituiamo il concerto del Circo Massimo con una cosa che avevamo pensato e che funzionerà così. Ci sono, diciamo, 15 installazioni con performance e spettacoli di duo Cirque. Alle 22 cominciano, dopo alle 22:30 comincerà. Dove siamo più o meno? Dove siamo? Circo Massimo, siamo al Circo Massimo. Ecco, sempre lì. Okay. Tutto illuminato con Trans Express, che è uno dei grandi duo Cirque del mondo. E poi alla mezzanotte faremo andare i 100 violoncelli dell'orchestra di Solina diretti da Melozzi con il countdown, e poi continueremo con i DJ fino alle 2 di notte. Dalle 3 di mattina, anzi dalle 3:30, comincia un programma che si svolge sui ponti della città. L'idea nostra è che ci piaceva intanto festeggiare il nuovo anno più che la chiusura, e di farlo riconquistando alla vita della città uno spazio che la città ha perduto, cioè il Tevere è scomparso dalla città quando furono costruiti gli argini che la proteggono da inondazioni, ma allo stesso tempo costruiscono una specie di immenso edificio che è lungo 10 km, largo 100 e alto da 8-13 metri, che cancella parte della città. E quindi abbiamo deciso di ricostruire su ponti tantissime iniziative, alle 3:30 di mattina, dalle 3:30 alle 6 per i nottamboli, dalle 10 a mezzogiorno per le famiglie, dal primo pomeriggio in poi per tutti quanti, fino nuovamente a sera, in cui sono coinvolti 500 artisti professionisti. Voglio chiarire, perché c'è un po' di strana polemica su artisti non pagati, no, sì. Gli artisti che performance fanno performance sono pagati. E tra questi ci stanno spettacoli di teatro con Ascanio Celestini, Massimo Popolizia, Lante Rovere, Musica con Sparagna, la Junior Orchestra, l'Orchestra di Musica per Roma, ci sono letture, abbiamo dato voce agli angeli di Ponte Sisto con letture di testi fatte da Henry De Luca, Affinati, Raimo, eccetera, eccetera. Ci sono giochi per bambini, cioè, diciamo, quasi qualunque possibilità di vivere spettacolo dal vivo, però in modo morbido, non in cui si sta tutti accheccati insieme, ma si può camminare. Si crea una grandissima piazza sul Tevere che copre il centro di Roma, la Castel Sant'Angelo a Largo Arenola praticamente, quindi è un chilometro di piazza lungo cui sui ponti e sulla strada ci sono attività, spettacoli di ogni genere. In questo spazio gli artisti di strada, che possono raccogliere offerte come si fa sempre, possono liberamente fare la loro attività, e poi ci sono anche dei piccoli posti lungo la strada che sono dedicati invece a chi, nel caso lo volessero, a scuole, amatori, per raccontarsi e fare. Questo è ovviamente a scopo non commerciale. Quindi modello Hyde Park Corner, vice sindaco, per capire. È una specie di Hyde Park Corner. Gli spazi liberi per poter intrattenere chi voglia. Ci sono due ponti, vorrei ricordarlo, per soprattutto i turisti, ma anche i romani ovviamente, che si troveranno nelle 24 ore del Capodanno a transitare in zona. Due ponti che saranno un po', se abbiamo capito bene, luoghi simbolo, quindi di poli d'attrazione. Ponte della Musica, Foro Italico, per capirci, tra l'altro luogo che amo particolarmente per ovvi motivi sportivi, e poi il Ponte della Scienza. Ponte della Musica, tra l'altro set di mille pubblicità adesso, quindi sfruttatissimo. E anche film, insomma, da Girobò, per esempio. Infatti, bravissimo, il film. Quindi è vero, questi due ponti saranno un po' i fulcri della festa? Guarda, sono due ponti, sono i fulcri della festa della mattina, della mattina, e continuano poi da sera. Sono appunto il Ponte della Musica e il Ponte della Scienza, che sono i ponti più nuovi della città. Esatto. Dopodiché ci sono Ponte Sisto e Ponte Sant'Angelo, invece, che sono tra i ponti più antichi. Ponte Sant'Angelo ha 1800 anni di vita, più o meno,
che a loro volta fanno parte di questa grandissima area pedonale che comincerà a funzionare da ora di pranzo, su cui anche si svolge grande attività. Quindi è una grandissima area, sono, diciamo, 8 chilometri di città di Tevere, che vengono colpiti in tre punti: Ponte della Musica, Ponte della Scienza, no? Che sono un po' fuori dal centro, e poi l'area centrale, che invece coinvolge Ponte Sisto e Ponte Sant'Angelo. Luca Bergamo, l'idea è di coinvolgere un po' tanti tipi di pubblico diversi, mi pare, no? Le famiglie da un lato, però anche i giovani. Sì. Mi faccia capire, sì, un po'. Beh, a ciascuna ora c'è il suo pubblico, no? La mattina, all'alba, alle 3:30, normalmente in circolazione ci sono le persone più giovani che stanno uscendo dalle feste, e quindi noi gli offriamo una specie di alba, un antipasto di alba fino all'alba sui Ponti della Musica e Ponti della Scienza. Poi dalle 10 in poi normalmente sono le famiglie che escono con gli anziani spesso e con i bambini, e quindi Ponte della Musica e Ponte della Scienza normalmente diventano dei set per attività che sono invece rivolte più a questo pubblico, più un pubblico di famiglie, la parte della mattina. Poi da ora di pranzo in poi sia Ponte della Musica, Ponte della Scienza che tutto quel tratto intero invece offrono, diciamo, una cosa molto, molto più generale, che riguarda tante fasce di pubblico. Abbiamo abbiamo i concerti di Santa Cecilia e di Teatro dell'Opera, abbiamo performance di teatro che sono prodotte dal Teatro di Roma, abbiamo la Fondazione Roma Roba che presenta il meglio delle produzioni contemporanee. Quindi c'è, se vogliamo, una specie di grande film della vita culturale che questa città ospita. Ci sta un film, un montaggio su Roma e su Tevere fatto dalla Casa del Cinema, che prende spezzoni di tutti i film che sono stati girati a Roma, importanti sul Tevere, perché si raccontano veramente il Tevere. Cioè, c'è un'infinità di cose che vanno avanti nel corso della giornata e si modulano secondo, no, le abitudini di, se vogliamo, di partecipazione culturale diversi gruppi di persone. E anche le ore diverse, il pubblico diverso. No, ma è chiarissimo, lo spirito è evidente. Ripetiamo adesso, credo, vice sindaco, che sia anche un momento, tocca ai romani e ai turisti esserci, animare, perché poi è la gente che fa la festa, è sempre stato, sì, così ed è sempre così. Credo sia anche un momento importante per tutti voi della giunta, inutile star qui a ricordare le difficoltà, anche gli errori, no? Li avete pubblicamente ammessi, che sono, si sono succeduti in questi mesi. Credo che possa essere un momento importante, un po' perché è simbolico, comincia un nuovo anno, ma se anche la risposta dovesse essere di un certo tipo da parte, come ci auguriamo, da parte della popolazione, magari anche una spinta, che ne dice? In qualche misura c'è nel suo cuore anche questa speranza, lo dico in maniera molto franca. Sì, rispondo in modo molto franca. Quando abbiamo pensato a questo elemento, non c'è. In fondo il desiderio è quello di rendere le feste un momento in cui le persone si conoscono, riescono a parlare tra di loro, attraverso lo stupore e la curiosità che, no, è indotta dal partecipare a qualcosa di inatteso. La cultura ha questa forza, e quindi il formato è stato pensato in questa chiave, cioè una chiave che consente lo sviluppo delle relazioni umane. La città, al di là delle difficoltà obiettive, no, che ha vissuto in questi mesi, è una città in cui la fiducia tra i cittadini è bassissima. C'è un'indagine pubblicata dall'Unione Europea, l'Eurobarometro, diversi mesi or sono, che è impressionante, dice che il 50% dei cittadini di Roma non si fida dei propri concittadini. Io credo che al fondo, no, nella crisi della città, che è una crisi, no, lunga, difficile, che viene da tanti, no, per tante ragioni, no, non certo le ultime, c'è un grandissimo bisogno di riconoscersi, no? di sapere che si può vivere insieme, e vivendo insieme si riesce a vivere meglio. Questo credo siamo tutti d'accordo. La ragione di fondo per cui abbiamo pensato, no, gli eventi. Una festa diffusa, modo. Una festa diffusa. Una festa, una vera festa della città. No, è chiarissimo, qui, no? Lo spirito è chiaro. Ma naturalmente ci auguriamo che le persone partecipino, certo, con piacere. Ma no? Ci saranno, ma non abbiamo dubbi. Ma sa perché anche io l'ho voluto chiedere? Per esempio, io sono uno di quelli, ma da umilissimo osservatore, che considererò
considerò, chiedo scusa, e considero tuttora un errore aver detto di no alle Olimpiadi, ma questo non fa di me né un tangentaro né uno schiavo dei poteri. No, si può pensare in modo diverso restando serenamente amici o comunque collaboratori, ma sa perché lo dico? Per la giunta, e questo riguarda l'intero Movimento 5 Stelle, forse è anche arrivato il momento di l'onestà, ci mancherebbe, è un prerequisito fondamentale, ma anche riscoprire un po' il sorriso, lo stare insieme. Quelli che non la pensano allo stesso modo non sono, ripeto, necessariamente delle persone cattive o semplicemente la pensano in modo diverso. Questo lo sono consapevoli tutti, non c'è dubbio che la diversità di opinioni è ciò che rende una democrazia tale, la possibilità di esprimere, quindi non c'è dubbio. Io, diversità di opinioni sulle Olimpiadi, come diversità di opinioni sullo stadio olimpico, non significa, no, inimicizia. Poi diversità di interessi è un altro discorso. E io vorrei dire una cosa, diciamo, a lei e a tutti quelli che ci ascoltano. Ci sono tante difficoltà, certamente, ma tante difficoltà sono anche prodotte dal fatto che la città è stata gestita ma non governata per un periodo di tempo molto lungo e che ha un terribile bisogno di riforme che sono riforme di struttura. Io penso alle istituzioni culturali che rispondono al mio mandato. E ciascuna di queste nel corso degli anni è stata un po' spinta, un po' lasciata ad essere una monade, a lavorare per se stessa, per il proprio pubblico, no? Dentro un ciclo economico chiuso, senza collaborare con le altre, e questo produce le distorsioni, a parte gli effetti, no, su sprechi, costi, ma produce proprio un'distorsione, cioè le istituzioni culturali non riescono più a essere a servizio della città. Questo vale un po' per tutto, vale per le aziende, vale per l'ATAC, vale per l'amministrazione. Ora, noi stiamo facendo un lavoro non semplice di trasformazione di questa cosa qui, che è meno visibile, perché tocca cambiare, cambiare richiede, no? Richiede tempo, richiede convincere le persone che sono abituate a lavorare in un certo modo, a lavorare diversamente. Però una delle cose che a me piace molto di questa iniziativa del 1° gennaio è che per la prima volta questa iniziativa è il prodotto dell'ingegno collettivo di tutte le istituzioni culturali, sono 12, che rispondono al Comune di Roma, hanno progettato insieme. E guardi, una cosa veramente sorprendente è che facendo questo lavoro alcuni hanno scoperto che non hanno mai incontrato prima gli altri, mai. Non si può immaginare che in una città che ha questo patrimonio questi operatori non siano in connessione tra di loro e soprattutto non siano in connessione loro per servire la città, per aprirsi. Così è stato. Oggi questo noi lo stiamo cambiando, ci vorrà un po' di tempo. In ambienti diversi da quello della cultura questo ovviamente tocca interessi molto, molto forti, una città che si è sviluppata intorno alla finanza, no? e all'edilizia, diciamo, sfruttamento del territorio. Nel momento in cui uno dice smettiamo di costruire si agita, certo che si agita per forza, quindi c'è confronto, c'è anche conflitto fuori, no? Vero, però con grandissima serenità, anche se la parola ormai in Italia non si può usare, uno continua, no, a fare le trasformazioni che vanno fatte, perché queste trasformazioni alla città faranno bene. No, tra l'altro immagino che vorrà poi questo sistema di fare sistema sarà replicabile negli altri settori, perché insomma benissimo, sì. La cultura, ma c'è molto, no, da e ascoltare fare. Anche città, ascoltare sì, le richieste, insomma, e anche la vice sindaco, lei lo sa, scegliere meglio le persone, ma questo per nell'interesse della città e del movimento stesso, è inutile anche qui girarci intorno. Diciamo, stiamo riferendoci a Marra, è evidente che è stato fatto un errore nella scelta delle persone, su questo mi pare che non ci siano dubbi. Per quanto riguarda le persone, però sono tante, stiamo parlando di una giunta che è composta di persone, diciamo, non parlo di me stesso, i miei colleghi di altissima qualità, e nessuno, no, questo lo mette in discussione. Parliamo di un sistema di grandissime aziende che sono state insomma gestite piuttosto male, si hanno accumulato quella montagna di debiti nel corso degli anni, e di cui però all'interno ci sono un sacco di persone che lavorano bene, che sono state mortificate. Rimettere tutto questo in circolo è, diciamo, un lavorone, insomma, non è proprio una cosa. Ma infatti non vi invidiamo, non particolarmente, ecco, diciamo. Non particolarmente, no, però no. Tra l'altro l'hanno notato alcuni amici nel salutarci, che lei sia il sindaco, il vice sindaco, chiedo scusa al sindaco Raggi, ci mancherebbe, di Roma, e si chiama Bergamo, è straordinario. Sì, aiuta forse. No. Ma io sono nato a Roma, però. Si sente. La cadenza è tutta romana.
si scherza un po'. Beh, ripeto, sorridere aiuta, questo sempre. Certo, un po' che aiuta, evidente. Ringraziamo perché l'abbiamo anche buttata giù dal letto, diciamo la verità. Ma no, alle 8:10 del mattino. Il mio letto, diciamo, lo abbandono molto prima. Perfetto. Allora, insomma, in bocca al lupo per questo Capodanno e magari ci risentiamo poi anche per altre questioni nel prossimo anno, nel 2017. Con piacere, vi ringrazio molto e faccio tanti auguri a tutti, a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.